Ben arrivati a Timeline, una storia al giorno, dal primo all'ultimo social. Siamo qui in diretta streaming ogni giorno alle 7.45. Oggi partiamo dagli Emmy, è la 70esima edizione degli Emmy, che sarebbe il premio della TV americana, cioè vengono premiate le serie TV americane e i programmi americani. E la domanda di oggi è questa, partiamo dalla copertina, quante ne hai viste, cioè voi? Quante serie TV o programmi TV americani tra quelli premiati e nominati avete visto? Questa è la domanda di oggi e raccontiamo gli Emmy guardando i social perché sono successe un po' di cose che vanno raccontate. C'entra anche l'Italia, piccolo spoiler. Allora, partiamo da questo che è l'hashtag, hashtag Emmys, usato appunto sui social, e partiamo dal famosissimo red carpet, il tappeto rosso dove passano tutte le star, che quest'anno è il gold carpet, cioè è il tappeto d'oro, chiamato così per gli Emmy. Eccolo qui. Condiviso da Debra Birba, un giornalista, quando insomma il red carpet, il tappeto d'oro, era ancora vuoto, però questo tappeto si è riempito, le star sono arrivate e cos'è successo? Insomma, le reazioni su Twitter da parte degli spettatori che stavano guardando la serata, ecco, non sono state esattamente pacate, mettiamola così, perché poi gli attori sfilavano bellissimi, insomma le reazioni non sono state esattamente pacate. Vediamo la prima per Emilia Clarke. Non è reale, basta, prima reazione. Poi Kit Harington, sempre Trono di spade, scusate ma non ho parole, questa è la seconda reazione. Poi per Scarlett Johansson, no vabbè, sto per lanciare un urlo che si sentirà fino ad Asgard, questa è la reazione. E poi ancora per il Trono di Spade, per Nicolai Coster-Waldau. Nicolai, sempre bellissimo, avrò una crush eterna per quest'uomo. E viene pubblicata la foto. Rimaniamo sempre sul tappeto d'oro, cioè dove passano appunto tutte le star, dove a un certo punto è arrivato anche lui. Lo scopriamo da questo tweet di Chris Gardner. Lui è Trevor Noah, è il comico sudafricano, che viene beccato mentre si fa appunto selfie, e sappiamo poi come tutte le star abbiano raccontato la loro serata tramite selfie, post eccetera. Ecco, lui è stato beccato mentre si faceva il selfie. Arriviamo ai premiati, sono tantissimi ovviamente, ma insomma i premiati, quelli più noti, più famosi, quelli più anche discussi sui social. Tre, parliamo di tre premiati. Allora, la prima, partiamo dalla prima premiazione, cioè il primo premio agli Emmy, che quest'anno compiono 70 anni, premio della TV. Congratulazioni a Claire Foy per il suo premio miglior attrice in una serie drammatica per The Crown, quindi serie TV tra l'altro in streaming, anche questo segnale davvero importante. Poi Darren Criss, che ha vinto miglior attore in una miniserie sarebbe la miniserie su Gianni Versace di American Crime Story. E poi arriviamo a lui, a Henry Winkler, che ha vinto per Barry la serie della HBO ed è il suo primo premio in 42, c'è chi dice 42, c'è chi dice 43 anni. Ma chi è Henry Winkler? Lo avete riconosciuto? Henry Winkler non è niente meno che lui. E forse in molti di quelli che ci stanno guardando lo riconosceranno. Harry Winkler è Fonzie, il protagonista di Happy Days, la serie che è nata dal 74-84, che ha fatto sognare tantissime persone. Ecco, pensate che lui non aveva mai vinto un Emmy nella sua vita, era stato più volte nominato, ma dopo 43 anni dalla prima nomination ce l'ha fatta, un risultato storico che ha fatto davvero emozionare in moltissimi. E restiamo sempre su di lui, perché lui poi ha avuto un messaggio anche per l'Italia sul red carpet. Ascoltiamo le sue parole. I love Italy. Ciao. Questo è quello che dice Fonzie, Henry Winkler, in questa story di Vanity Fair. E c'è stata una piccola reunion di Happy Days proprio lì agli Emmy durante la serata, perché poi lo stesso Harry Winkler ha pubblicato questo selfie su Twitter con scritto: ah, guarda, gli amici agli Emmys, e quello a destra è Ron Howard, l'altro protagonista in Happy Days, Richie Cunningham. E appunto restiamo sul suo premio, perché poi lui è salito sul palco, la tradizione è questa, no? Cioè quando uno vince sale sul palco, prende la statuetta degli Emmy e fa un discorso, e Harry Winkler ha detto questo: oddio,
ho soltanto 37 secondi, ho scritto questo discorso, 43 anni, cioè della serie, sono 43 anni che aspetto questo momento, mi date soltanto 37 secondi per dire, insomma, per fare il mio discorso. E che cosa ha detto? Ovviamente la sua ironia non è mancata, ancora una volta si è confermato pungente come al solito, e lui durante il discorso ha detto questo. Ha ringraziato la moglie, la famiglia, i figli, ha detto: ragazzi, bambini e miei figli, andate a letto, il papà ha vinto della serie, basta, ho vinto, smettete di guardare la serata. Smettete di guardare la serata, bambini che mi state guardando da casa, perché il papà ha vinto, andate pure a letto. Questo è il suo messaggio. C'è stato però un suo ultimo messaggio lasciato su Twitter, che è questo, per ringraziare ancora una volta. Ha scritto: grazie a tutti per questo calore col quale mi avete avvolto dopo la mia vittoria di stasera, è davvero, ho davvero i brividi. E sui social le reazioni sono state tante, ne mostriamo una che forse è quella classica e che farà emozionare i fan di Happy Days, il famoso Hey di Fonzi. Questo è lei di Fonzi. Andiamo avanti, altre cose particolari successe sul palco, addirittura una proposta di matrimonio. Cioè è successo che durante questi Oscar della televisione, durante gli Emmy, si è verificata una proposta di matrimonio. Chi l'ha fatta? L'ha fatta Glenn Weiss, che sarebbe il regista degli Oscar, cioè il regista della serata degli Oscar, premiato appunto per la sua regia, che durante il suo discorso, i suoi ringraziamenti per la statuetta, ha detto questo, guardate. Tu sei la mia ragazza, ma se io ti chiamo moglie... E questa è la reazione della moglie, la quale in diretta ha scoperto la proposta di matrimonio del futuro marito, in diretta soltanto davanti a milioni di persone, ovviamente, non è una diretta qualsiasi. Milioni di persone ti stanno guardando, milioni di persone hanno visto tutto questo. Lei ha detto sì, vediamo tutti gli attori che hanno reagito, vediamo Benedict Cumberbatch. Questa è la reazione della moglie, che deve raggiungere il palco incredula. Milo Ventimiglia di This Is Us, che l'accompagna con la mano. Lei poi sale sul palco. Passiamo... Vediamo subito il finale, quando poi lui le dà l'anello. Ecco qua, lei evidentemente ha detto di sì, già scuotendo la testa. Lui poi si è inginocchiato e lui è Glenn Weiss, il regista dell'ultima serata degli Oscar. E amore fu, tra l'altro poi su Twitter scopriamo questo, cioè Sterling K. Brown di This Is Us, che gli ha consegnato il premio, questa è stata la sua reazione e tutti siamo lui. Questo c'è scritto nel tweet. Sempre in tema amore, sono tante le star appunto che erano presenti la serata, ci sono anche due star che hanno catalizzato l'attenzione per la loro dolcezza, per il loro amore. Chi sono? Sono loro due, Justin Timberlake e Jessica Biel, che durante la pubblicità, ecco cosa fanno, cioè lei sta appoggiata a lui, anche questo condiviso sui social. Arriviamo al premio più ambito, ultimo capitolo, il premio più ambito agli Emmy è la miglior serie TV drammatica. Chi ha vinto questo premio? I fan lo sapranno sicuramente. L'ha vinto Il Trono di Spade, The Game of Thrones. Questo è il post condiviso su Instagram da Game of Thrones. Quest'anno loro hanno vinto 9 Emmy, incluso appunto quello per miglior serie TV drammatica. Le reazioni sono state tante, vediamo questo piccolo meme creato, tutto il cast che posa con i loro Emmy, tra l'altro Kit Harington ha detto che la serie TV gli ha cambiato la vita perché lui si è sposato, ha trovato moglie, quindi insomma questa serie TV ha cambiato la vita degli attori, ma anche ovviamente per i fan. E c'è stata anche la reazione di George R.R. Martin, che è il famosissimo autore, ecco il video non va a loop, però questa è la reazione del, vediamo se riparte, di George, eccolo, che saluta. E vediamo un po' di reazioni anche italiane, perché poi appunto moltissimi italiani stanno seguendo la serata in diretta, leggiamo: campioni del mondo, si scomodano addirittura queste frasi. Raga, ma onestamente di cosa stiamo parlando? Se non vincevano non ci sarebbero stati gli Emmy per nessuno.
E poi karma, karma, perché? Perché Giulia dice: Game of Thrones fu derubato di un Emmy per la terza stagione, oggettivamente la migliore, e ha rubato un Emmy per la settima stagione, oggettivamente la peggiore. Per me si chiama karma. Questo lo scrive Giulia, ma chiudiamo con questo, perché come vi ho detto c'è spazio anche per l'Italia. Leggiamo Cinzia: come al solito agli Emmys spopola Game of Thrones solo perché non c'era Don Matteo. Si fa ironia su Don Matteo, ma nessuno tocchi Don Matteo. Va bene, la puntata di oggi di Timeline finisce qui e noi ci vediamo domani come sempre su Replay e in streaming. A domani!